Ma io non polemizzo, io ho lavorato molto a questa cosa. È chiara a tutti, ormai l'ho ripetuta a tutti, il Consiglio sia passato che nuovo si è espresso su questa procedura, su questo modo di affrontare il problema. E quindi andiamo avanti oltre ogni polemica. Per quanto riguarda lo specifico della via relativa all'aeroporto, tocca al Ministero dell'Ambiente risolvere i problemi. Noi abbiamo rispettato il parere che hanno espresso i tecnici della Toscana e la riunione per la valutazione di impatto ambientale, che è di carattere nazionale, avverrà alla esclusiva presenza dei tecnici presso il Ministero dell'Ambiente. Non ci va lì il Presidente della Regione Toscana. Il Presidente della Regione Toscana, sulla base di una delibera assunta che riguarda la riqualificazione complessiva di tutta la piana, parteciperà invece ad una conferenza dei servizi successiva alla valutazione di impatto ambientale e dirà la sua, che ormai diciamo ha ripetuto migliaia di volte. Vogliamo le terze corsie con tempi precisi, vogliamo la cura del ferro, una parte la facciamo noi con la tranvia, un'altra deve fare Ferrovie dello Stato aumentando i treni veloci e con più accelerazione tra Prato e Firenze, vogliamo realizzare il prolungamento del Ponte all'Indiano, la terza corsia l'ho detto, vogliamo anche realizzare il grande parco della Piana, perché anche questo non è un compensativo, è la progettazione del territorio. E poi ci saranno anche tutti gli impatti relativi ai vincoli e alla nuova urbanizzazione che comporta sull'area di Castello questa complessa partita.